si ricomincia con le battute di pesca. Finalmente dopo 6 mesi di inattività ricominciamo oggi a riprendere il mare, speriamo bene. Che emozione stai provando? Guarda, di emozioni ne abbiamo passate tante negli ultimi mesi, quindi adesso finalmente sì, ritorniamo alla normalità, dai. Torneranno a pescare in quella zona. Assolutamente no, proprio stamattina parlavamo col capitano di questo. Proprio quelle zone, fino a quando non ci sarà un vero aiuto da parte dello Stato che ci consenta magari di lavorare in sicurezza, in tranquillità, non andremo più sicuramente in quelle zone di pesca. Di quei terribili mesi, che cosa ti rimane? Di quei terribili mesi, l'angoscia, la paura di non rivederli più, sia i pescatori sia i pescherecci, la paura di aver perso tutto, ma anche la forza che abbiamo avuto, poi alla fine il coraggio che ci è venuto nel lottare per questa vicenda. E oggi ci teniamo dentro tutta la nostra determinazione perché venisse questo giorno, ecco. Quanto mancheranno adesso? Ma di solito le battute di pesca sono dai 30 ai 35 giorni, quindi se tutto va bene, perché 6 mesi di inattività speriamo che tutta la barca e tutte le persone abbiano la forza di durare adesso 35 giorni come da battuta di pesca normale che si è sempre fatta. Pietro, si ricomincia, ritornate in mare. Sì, era già. Siamo con voglia per uscire, pure che per quello che abbiamo passato, dai, iniziamo di nuovo alla volontà di Dio. Con quale stato d'animo parti? Ma ti dico che sto partendo con tanta voglia di andare a lavorare, va? Pure quello che ci è successo, speriamo che abbiamo un pochettino che l'Italia ci guarda pure e ci tutela un pochettino per le zone dove lavoriamo. E poi il resto, quello che viene, ci prendiamo, dai. Rosetta, ci ritroviamo ancora una volta qui al porto di Mazara. Lo hai raccontato tante volte, oggi hai accompagnato qui tuo figlio Pietro per la partenza. Ma io, di quando mio figlio si è messo a lavorare, l'accompagno sempre io alla barca e il ritorno lo vengo a prendere sempre io. Comunque, siamo contenti che mio figlio è ritornato con la barca che ci lavora. Però ora un poco agitate perché di quello che abbiamo attraversato abbiamo un po' di paura, però dobbiamo stare tranquilli. Io sono contenta che mio figlio se ne va a mare orgoglioso perché è il suo lavoro, è contento che va a mare. Io sono contenta perché lo vedo veramente sollevato, lo vedo.